Siamo vivendo le Siamo vicini ai giorni dell'Apocalisse. L'Apocalisse si sta verando nel mio cellulare. Signore, abbandona l'iniquità, abbandona la ribellione e segui colui che è la via, la verità e la vita. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Lui è il Messia che Dio ha mandato. E la vita eterna è conoscere il vero Dio e il suo figlio Gesù Cristo, il Messia. Bisogna conoscere Lui, popolo di Reggio. Alleluia. Perché oggi tante persone si professano cristiani, ma non conoscono la Bibbia. Dicono che sono cristiani, ma non leggono la Bibbia. E chi non conosce la Bibbia cammina nell'errore, cammina nelle tenebre, cammina nell'inganno, perché Satana sta ingannando l'umanità con tante menzogne, come per esempio l'idolatria. L'idolatria è un grave peccato. Dice la Bibbia che gli idolatri non entreranno nel regno dei cieli. E oggi ci sono tante persone che dicono che sono cristiani, ma praticano l'idolatria. Si inginocchiano davanti alle statue. Alleluia. Si inginocchiano davanti alle immagini di pietra, di metallo. Si inginocchiano davanti alle sculture e li chiamano santi e li chiamano madonne. Ma quello è peccato, è idolatria, è un inganno del diavolo, perché la salvezza è solo Gesù Cristo. Alleluia. Gesù Cristo vivente, Gesù Cristo è reale. Gesù Cristo è spirito, Gesù Cristo è il re dei re, Gesù Cristo è il Signore, la via, la verità e la vita. Tu non ti devi ginocchiare davanti a una statua. Reggio Calabria, abbandona l'idolatria, abbandona la menzogna e segui il vero Dio, segui Gesù, alleluia. Segui Cristo, leggi il Vangelo, non rimanere nel buio, non rimanere nel peccato, non rimanere lontano dalla luce, non rimanere lontano da Gesù, perché solo Gesù ci dà la vita eterna. Non c'è nessun altro nome dato agli uomini nel quale possiamo essere salvati. Dice la Bibbia, in nessun altro è la salvezza, perché non c'è nessun altro nome, nessun altro. Buddha non ti può salvare, Maometto non ti può salvare, Sant'Agata non ti può salvare, San Gennaro non ti può salvare, una Madonna non ti può salvare, ma è solo Gesù il mediatore. Gloria a Dio. Grazia, dice la Bibbia. È solo Gesù la salvezza. È solo Gesù che morì per noi. Ravvedetevi dei vostri peccati. Ravvedetevi dei vostri idoli. Non vi inchinare davanti alle immagini, le statue. Ma adora il vero Dio in spirito e in verità. Cerca la conoscenza del vero Dio. Cerca la parola di Dio. Gesù Cristo dice: conoscerete la verità vi farà liberi. E la verità è la parola del Signore. Ma come puoi essere libero dal peccato se non conosci questa parola benedetta? Se non leggi mai la Bibbia, dici che sei un cristiano, ma non leggi la parola, non leggi il Vangelo, non leggi la Bibbia. Stai vivendo in un inganno, in una falsa religione. Soprattutto la religione cattolica romana è una religione diabolica dell'inganno.
dove le persone venerano le immagini, sapete, gli idoli, le statue. Bisogna vergognarsi di questo. L'idolatria è una grande ignoranza. Gloria, come puoi venerare una statua di legno, di metallo? Il vero Dio è spirito. Alleluia. Gloria. Il vero Dio è nei cieli. Ravvedetevi dell'idolatria. Il cattolicesimo vi porterà all'inferno. Adorano le figure, adorano la creatura, adorano i santi, adorano le madonne e non adorano il vero Dio. Questi sono gravi peccati. L'idolatria porta alla perdizione. Bisogna adorare solo Gesù Cristo. Solo Gesù è la salvezza. Solo Gesù è morto per noi alla croce. Solo Gesù è risuscitato dai morti. Solo Gesù Cristo può perdonare i peccati. Tu non hai bisogno di un prete che ti dice fai 10 Ave Maria, fai 5 Padre Nostro e sei a posto. E ogni domenica vai a fare la sceneggiata dal prete, vai a fare la sceneggiata in messa e poi la tua vita non cambia mai. Continui a commettere adulterio, a mentire, a rubare, a ubriacarti, a peccare, a bestemmiare e dici che sei cristiano. Non vivere in quell'inganno, quella religione ti porterà all'inferno. Convertiti a Cristo, alleluia, convertiti alla verità. Gloria a Dio. Lascia la menzogna, lascia le tradizioni false, lascia l'idolatria, non ti inginocchiare davanti alle statue. Le statue di un santo, di una madonna, hanno occhi ma non ti vedono. Le statue sono morte. Il vero Dio è vivente, alleluia, nei cieli. Amen. Alleluia, il vero Dio non è una statua. Il vero Dio non si trova in una statua. Il vero Dio si trova tramite la Bibbia, tramite il Vangelo. C'è la conoscenza di Gesù Cristo, il Signore, il Re dei Re. Alleluia! Cercate il Signore mentre c'è tempo. Cercate la conoscenza di Gesù Cristo mentre c'è tempo. Cercate la verità del Signore mentre c'è tempo. Così dice la Bibbia tramite il profeta Isaia. Cercate il Signore mentre c'è tempo. Cosa vuol dire questo? Che un giorno sarà troppo tardi. Ascoltami, caro uomo. Ascoltami, cara donna. Un giorno sarà tardi. Ora ti puoi godere la vita, vivere nelle ricchezze, nei piaceri, ma un giorno sarà tardi per pentirsi e verrà il giudizio. Perché la Bibbia dice che è stabilito per tutti gli uomini che vivano e muoiano una volta sola. È alleluia, gloria a Gesù. Che gli uomini muoiano una volta sola e dopo viene il giudizio. Dopo la morte ci sarà il giudizio. Tanti dicono no, dopo la morte finisce tutto. Non è vero. Gesù ha parlato della vita dopo la morte, alleluia. Gesù ha parlato del cielo. Gesù ha parlato del paradiso. Gesù ha parlato dell'inferno. Cercate la verità. Cercate la conoscenza di Cristo e non fatevi ingannare dalle false credenze. Sapete, l'Italia è piena di false credenze, quelle della Chiesa romana. Pregano davanti alle statue, fanno le processioni, pregano i santi, pregano le madonne, ma vivono lontano da Gesù e non vivono secondo la parola, non vivono ubbidendo i comandamenti. Il vero cristiano deve seguire la parola, non le tradizioni di quella chiesa corrotta, ma seguire Gesù Cristo in verità. I veri cristiani non si devono inginocchiare davanti a un uomo, come fanno tanti che si inchinano davanti ai papi, baciano i piedi dei papi, le mani dei papi, sono corrotti. Ma l'unica salvezza è tramite Gesù. Il grande pastore è Gesù. La Bibbia dice che
è il sommo sacerdote, è Gesù Cristo. Ma se voi non leggete la Bibbia, come potete conoscere la verità? Ecco perché Dio manda i predicatori. Alleluia. Gloria a Gesù. Dio manda i suoi servi a predicare. Gloria a tuo nome, Gesù. Dio manda, alleluia, il suo messaggio anche nelle strade, perché gli antichi discepoli predicavano nelle strade di Gerusalemme, i profeti predicavano nelle piazze di Gerusalemme. Gloria a Dio. E ancora oggi deve essere così, perché Dio è vivente. Dice la Bibbia che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed eterno. E lui non abita in un tempio materiale. Gesù non abita in una cattedrale, in un duomo, in una chiesa fatta dagli uomini. Gesù è spirito. Gesù non si trova in una statua di un santo, di un idolo. Gesù è spirito. E bisogna cercarlo nella verità. Bisogna cercarlo nella parola. Non perdere la tua anima nel peccato, nell'idolatria. Tu hai un'anima preziosa, la tua